frasi riflessive e verbi irregolari. Ecco, qui si dice, utilizzando un termine che si usa per esempio nella grammatica, nello studio della grammatica greca, che certe volte l'azione coinvolge strettamente il soggetto. Si parla quindi di verbo, diciamo, di una frase riflessiva o media, appunto, quando l'azione, il verbo coinvolge strettamente il soggetto. Quindi la mattina mi preparo la colazione, insomma, preparo la colazione a me stesso. È un'azione quindi che coinvolge strettamente il soggetto. Non mi ricordo quante volte te l'ho detto, non ti vergogni di quello che hai detto, eccetera. Ecco, questa quindi è una sorta di introduzione generica al riflessivo. Dobbiamo però tenere presente che il riflessivo è da distinguere, perché ci sono vari, svariati tipi di riflessivi. Prima comunque di approfondire queste varie tipologie di riflessivo, ripassiamo il sì impersonale. Quindi il sì impersonale quando non c'è il soggetto. Per esempio, si dice che finalmente il tempo volga al bello, al sereno. Ecco, si spera che smetta di piovere. Si dice, si spera, sono appunto verbi impersonali. In questo caso il sì è impersonale. Chi fa l'azione è taciuto. Non è che dicono, non so, i meteorologi dicono, no, ma si dice in generale. Oppure non è che dico noi speriamo che smetta di piovere, ma dico si spera che smetta di piovere. Non esplicito chi fa l'azione, non esplicito la gente. Andiamo adesso invece a parlare un po' dei vari tipi di riflessivi. Dobbiamo saper distinguere, nella verifica di mercoledì 29 maggio, dobbiamo saper distinguere i vari tipi di riflessivi. Attenzione al riflessivo, chiamato anche riflessivo proprio, riflessivo vero e proprio, è quando l'azione del soggetto si riflette sul soggetto stesso. Esempio, io mi specchio, oppure io mi lavo, insomma. Eccetera. E questo è anche cosiddetto riflessivo proprio. C'è un altro tipo di riflessivo chiamato apparente, qua lo mette comunque insieme, che è un riflessivo che ha un altro complemento oggetto. Quindi, ad esempio, io mi faccio la barba. Nel caso di io mi faccio la barba sarebbe complemento oggetto, quindi soggetto io. Faccio la barba a me stesso, sì. Quindi è chiamato riflessivo apparente. Comunque, penso che non dobbiate distinguere il primo dal secondo. Poi abbiamo il riflessivo pleonastico, una sorta di rafforzativo. Ad esempio, Mario si guarda un bel film alla televisione. Allora, quel riflessivo là non svolge nessuna funzione logica. Cioè non è un complemento, né oggetto, né di termine, né niente. In un certo senso è una espressione della forma della lingua parlata, questa. Espressione della lingua parlata. Cioè la frase giusta, corretta sarebbe: stasera Mario guarda un bel film alla televisione. Non è che stasera Mario guarda un bel film alla televisione a se stesso, oppure guarda a se stesso, no, assolutamente no. E quindi è un'azione che sempre si riflette sul soggetto, eccetera, ma non può essere sciolta in modo grammaticalmente adeguato con pronome riflessivo come le precedenti. Significa semplicemente guardo con piacere. Stasera Mario si guarda con piacere un film alla televisione per un suo godimento, per un suo piacere, per se stesso, però ha un valore pleonastico rafforzativo. Poi c'è il riflessivo reciproco, per esempio, quei due si vogliono bene, oppure quei due si conoscono, ecco. Cioè vuol dire che l'uno conosce l'altro, vuol dire che l'uno vuole bene all'altro, chiamato appunto generalmente riflessivo reciproco, oppure noi ci salutiamo, eccetera. Poi abbiamo la forma pronominale. La forma pronominale è quando quella particella si
Fa parte integrante del verbo. Troviamo questo verbo anche sul vocabolario con la particella si. Ad esempio, dimenticarsi, ricordarsi. Ecco, quindi ciò vuol dire che il pronome fa parte integrante del verbo. Questi verbi sono detti pronominali perché hanno sempre quella particella pronominale. Anche qua il pronome non svolge una funzione logica vera e propria, non svolge funzione di complemento oggetto. Ad esempio, mi dimentico del fazzoletto, mi dimentico sempre del fazzoletto. Ecco, non è che quel mi sia complemento oggetto, non è che io dimentico me stesso, no. Oppure dimentico a me stesso. E quindi non si analizza, infatti, è un predicato verbale unico, mi dimentico. E quindi, appunto, in questo caso abbiamo il verbo pronominale. Infine, il pronome si può servire per rendere monovalente il verbo, assolutizzare l'azione bloccandola nel soggetto. Si forma una variante intransitiva di un verbo transitivo. Esempio, il bambino si annoia, io mi fermo al primo piano, il tram si ferma. In questo caso cambia in parte il significato di un verbo normalmente intransitivo che diventa monovalente. Direi comunque che questo caso è assimilabile a quello precedente. Cioè, anche in questo caso il pronome fa parte integrante del verbo, non svolge una funzione logica a sé stante, e quindi diciamo che rende pronominale il verbo, no? Ripassiamo tutti quanti i diversi usi di si, cioè ricordiamo che si può servire per introdurre una forma impersonale. Poi può servire per varie specie di forme medie o riflessive, quindi ad esempio il riflessivo proprio, il riflessivo apparente, il riflessivo reciproco è il verbo pronominale. Ricordate anche il pleonastico rafforzativo, in quel caso non svolge nessuna funzione logica particolare. I verbi irregolari. Esistono in italiano molti verbi irregolari, che sono una difficoltà non solo per stranieri. Le forme verbali si imparano da bambini automaticamente. Quindi diciamo che non è che abbiamo un modo particolare per memorizzare queste forme irregolari. Cioè, noi le abbiamo imparate nel corso degli anni, da quando siamo nati, non ce ne siamo neanche accorti. Però dobbiamo, per parlare correttamente, correttamente in lingua italiana, dobbiamo conoscerle comunque. Faremo degli esercizi anche per ripassare queste forme irregolari. In particolar modo sono irregolari certe forme del passato remoto indicativo e del participio passato. Per esempio, non so, io volli, tu voleste, gli volle, noi volemmo, voi voleste, si vollero. Che è voce del verbo volere, giusto, che non è da confondere con il verbo volare. Che io volai, tu volasti e gli volò, noi volammo, voi volaste, si volarono. Niente, sono proprio delle forme da ripassare, queste dei verbi irregolari. Altri verbi mancano di alcune forme e sono difettivi. Ad esempio, il verbo solere, sono solito arrivare in ritardo, ecco, non ha tutte quante le forme verbali. Ecco. Infatti, ha solo le forme del presente, suole arrivare in ritardo, infatti sono solito è già un altro verbo, è il verbo essere, a dire la verità. Così come urgere, che ha solo alcune persone dei vari tempi, urge l'esercitazione per la verifica. E participio presente urgente. Altri verbi invece sono sovrabbondanti, come il verbo vedere, che ha svariate forme, ad esempio per il passato remoto si può dire egli vide, ma anche egli vedette. Può avvenire che dalla stessa radice provengano due verbi diversi, ad esempio arrossire, arrossare, impazzare, impazzire, imboscare, imboschire, oppure altri col medesimo significato, adempire, adempiere, dimagrare, dimagrire. In questo caso uno dei due si afferma come prevalente. Tutte le forme irregolari, in ogni caso, sono registrate dal dizionario, dove possono essere verificate senza alcun dubbio. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org.
E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.